Eccomi tornata con uno dei miei video preferiti da girare, ovvero i prodotti finiti. Come sempre ho qui la mia bustina e dentro ho un po' di cosine. È uno dei miei video preferiti perché riesco anche, insomma, a rendermi conto di quello che smaltisco nel mese, perché ormai ho l'abitudine di prendere e mettere tutto qua dentro, ma non, diciamo, non riesco a realizzare realmente quante cosine finisco. Prima di iniziare, allora, ci tengo a dire una cosa: Facebook è letteralmente impazzito perché mi ha disattivato il mio account. E a parte questo, ok, e il problema è che disattivando il mio account si è automaticamente cancellata la mia pagina Facebook. E quindi ho un nuovo account e una nuova pagina Facebook che vi lascio giù nell'info box. E se vi va, aiutatemi a crescere di nuovo sulla pagina, che comunque ero arrivata quasi ad 800 mi piace e adesso ne ho tipo 100, quindi ci sono rimasta un po' male. Però insomma, se vi fa piacere anche seguirmi sul mio profilo personale e seguirmi sulla pagina, vi lascio tutti quanti i nuovi riferimenti giù. Detto questo, inizierei subito. Allora, innanzitutto ho finito questo bagno a schiuma della Vantage, non mi ricordo nemmeno dove l'abbiamo preso, non lo ricordo, ed è un bagno a schiuma vellutante, more e muschio. La profumazione era assolutamente buonissima e molto molto delicata, però non permaneva quasi per nulla addosso, e questa cosa mi dispiace un po'. A livello di idratazione nulla praticamente, secondo me. E comunque niente di speciale, un semplice bagno schiuma. Sto cercando di ricordare dov'è che l'abbiamo comprato, forse a quel sapone, ma non ne sono sicura. Comunque, cioè, per il bagno schiuma io ho sempre detto, non è che sono particolarmente esigente, quindi quando ne troviamo uno in offerta lo prendiamo, quindi se lo ritroviamo in offerta magari lo riprendiamo. Come sempre, se riesco, vi lascio al lato tutti quanti gli inci dei prodotti. Se di qualcosa non c'è ma vi interessa, fatemi sapere. Per quanto riguarda shampoo, come sempre, ve lo faccio vedere al volissimo perché lo vedete praticamente in tutti i video. Ho finito un altro e dovrebbe essere l'ultimo finalmente, di ultra dolce all'estratto di mango e fiori di tiare. Dico finalmente non perché non sia un buon shampoo, ma perché lo sto utilizzando talmente tanto che mi ha un po' rotto, diciamo, e quindi sono contenta che è finito. E comunque, come vi ho sempre detto, è un ottimo shampoo a livello di profumazione e di idratazione del capello, e comunque niente in più da dire, insomma, ve l'ho sempre sempre fatto vedere, quindi vado veloce. Poi uno dei miei in assoluto preferiti è lui, ed è questo qui, all'olio essenziale di lavanda e estratto di rosa. Questo è per capelli delicati e spenti. Allora, innanzitutto adoro la sua profumazione alla lavanda, poi sarà che io adoro la lavanda, quindi sono assolutamente di parte. Mi piace davvero tantissimo, oltretutto mi rende i capelli liscissimi come nessun ultra dolce finora mi fa, e forse ci si avvicina un po' a quello tesori di miele che tra l'altro sto utilizzando adesso. E poi, ed è uno dei pochi che mi permane l'odore sui capelli, quindi immaginate la mia felicità, oltretutto proprio perché ha un profumo che mi piace tantissimo. Quindi questo io ve lo straconsiglio se non l'avete ancora provato. Anche il balsamo non è male, anche se a livello di idratazione ci sono balsami ultra dolce migliori. Ultimo shampoo, sempre un ultra dolce, ed è questo qui al cacao e all'olio di cocco, e questo è per capelli lisci da lisciare. Effettivamente anche questo tende a rendermeli molto lisci e morbidi, ma preferisco quello alla lavanda, anche per la profumazione che su di me questo non permane per nulla, e questa cosa un po' mi dispiace, però in quanto comunque alla proprietà dello shampoo in sé è molto buono perché li rende davvero molto morbidi. Poi per i capelli abbiamo finito? Sì, perché stanno terminando due balsamo, quindi penso che li vedrete nel prossimo mese. Per quanto riguarda lo struccaggio,
Ho terminato come sempre le salviettine struccanti Laurella, che sono quelle che si trovano da acqua e sapone a meno di 1 euro. Come vi dico sempre, mi ci trovo benissimo, soprattutto per gli swatch, cose così, o per levare, diciamo, il primo strato di trucco, ma non mi strucco mai solo con queste e risciacquo almeno sempre con un detergente viso, perché comunque è importante questa cosa. Però insomma, ve le consiglio perché a me non bruciano nemmeno agli occhi. Ho terminato poi quest'acqua micellare di Verrocher, la Hydra Vegetal, che a me piace tantissimo. E tant'è che adesso ne stiamo utilizzando un'altra sempre di Verrocher, che abbiamo fatto vedere in un video haul. E devo dire, non è male, ma preferisco di gran lunga lei, che sicuramente ricompreremo. E mi piace tantissimo perché strucca bene anche gli occhi, anche il mascara, che è una cosa importante, e non brucia assolutamente gli occhi, anche se con il cotoncino vado nella rima interna dell'occhio, non brucia assolutamente. E quindi questa cosa secondo me è importantissima perché trovo davvero troppo spesso struccanti che mi bruciano gli occhi, mi irritano, diventano rossi, si gonfiano. Quindi quando trovo uno struccante del genere, insomma, non me lo faccio assolutamente scappare. Quindi questo senz'altro lo ricomprerò. Poi adesso ho un po' di cose random e che andrò a pescare, tipo busta delle sorprese. Allora, ho terminato, qua dentro c'erano delle spugnette, quelle che mi vedete sempre in lattice usare nei tutorial, e sono della Elf, le blending, sì, blending Wedex, e sono davvero ottime. Se vi capita di fare un ordine da Elf e usate anche voi questo tipo di spugnette per il trucco, ve le straconsiglio. Perché dentro, se non sbaglio, ah, ecco, 8 pezzi c'è scritto. Sono 8 e vengono 1 euro, poco meno, scontati. Io poi le avevo prese, quindi assolutamente sono ottime. Adesso le ho prese da H&M, che però costicchiano un po' di più. Poi ho deciso di cestinare questo blush della Elf che vi feci vedere nel video dei flop. Ho deciso di cestinarlo. Questo è l'HD Blush. Perché ho notato, questo andrebbe sbattuto, che in pratica da qui dovrebbe uscire il prodotto, ma non esce nulla, come se si fosse pietrificato praticamente. Non lo so, comunque non è assolutamente più come quando l'ho preso, quindi no, non esce nulla. Quando mi devo occupare spazio, e comunque tanto non lo usavo perché insomma vi avevo spiegato nel video dei flop quanto fosse pigmentato e uscivano pasticci, e lo butto e via. Allora, oddio, questo ve lo devo dire assolutamente. Mia madre ha preso questi dischetti della Surprise da acquasapone, sì, perché erano in offerta. E insomma, uno pensa sempre, vabbè, dischetti di cotone, prendiamo quelli in offerta e via. Ma vi giuro, ho mai provato i dischetti peggiori. Sai che sono abituata a quelli Lidl della Siena, insomma, io adoro perché sono cuciti e hanno la trama a nido d'ape, quindi sono davvero perfetti. E ora non ce n'ho uno da farvelo vedere perché appunto li ho terminati con molta fatica. Ma si sfaldavano, si aprivano, perdevano i peletti e lasciavano i peletti bianchi sul viso, cioè una cosa davvero brubriosa. E quindi non li comprerò mai più. E tra l'altro, io vorrei sottolineare il non lasciano pelucchi. Ah, cestino anche due pennelli purtroppo, perché l'altro giorno appunto ho fatto pulizia nella postazione make up, vedrete anche un aggiornamento a breve, e ho buttato, diciamo, le cose da buttare. Allora, mi trovo a cestinare questo pennello che presi dai cinesi. Dalla confezione lo vedevo solamente così frontale, che sembra un pennello carino. E non avevo capito che aveva tipo tre setole e basta, tre setole in fila. E quindi non prende proprio il prodotto, oltre che fa schifo, cioè non prende il prodotto, è inutile, quindi insomma quando lo devo tenere lì
e lo butto. Altro pennello che devo cestinare è purtroppo un pennello che ho preso un annetto fa da Bycoin, se sono questi qui con il manico rosa che mi vedete utilizzare spesso. E devo dire che sono dei pennelli davvero ottimi, soprattutto quelli occhi. Quelli viso iniziano un po' a cedere, è vero anche che li utilizzo tutti i santi giorni e sono pennelli economicissimi, quindi cioè, va più che bene quanto è durato. Il problema è che questo pennello, diciamo, è quello grande da viso, dove, con cui applico la cipria solitamente, si è un po' indurito, però diciamo che l'ho rilavato anche col balsamo e si è un pochino ammorbidito. Il problema è che, come vedete, si è parecchio spennacchiato e qui ha anche tipo delle setole bianche. Non so se lo vedete. Che prima non aveva e quindi, boh, non lo so. Si è comunque un bel po' rovinato, sarà anche che lo lavo spesso e quindi mi trovo a cestinarlo. Un'altra cosa che devo cestinare, ve l'avevo detto nell'ultimo video, sono le testine del Face Cleansing dell'Imedec, il finto Clarisonic, e sono appunto questa qui, che è quella per la pelle sensibile, che come vedete è tutta sformata e non ho niente a che fare con quella nuova che sto finalmente utilizzando, ed è questa qui che cui applicavo la crema. Oltretutto, se le metto a paragone, è un qualcosa di impressionante perché comunque questa io la lavo sempre dopo ogni applicazione. Essendo lattice, piano piano tende a gonfiarsi. Perché comunque ti attiene un po' l'acqua, bene o male, e quindi tipo questa è enorme rispetto alla testina che ho preso adesso, questa cosa è fighissima, e quindi comunque queste qui le cestino. Poi questo mese ho provato una maschera che ho amato ed è questa qui della Montagne Junisse ed è una maschera al cetriolo. Allora, la cosa fighissima di questa maschera è che quando la applicate ha una consistenza trasparentina e molto gelatinosa. Come leggete, è peel off. Quindi in teoria andrebbe levata come fosse un adesivo, diciamo. Io queste cose poco ci credo, tant'è che quando l'ho provata io l'ho detto a mia madre. Madre, sì, figurati, adesso ti si leva così. Sì. Dopo poco, tra l'altro qui diceva di tenerla dai 15 ai 20 minuti. A me dopo circa 10 minuti è incominciato a tirare tantissimo la pelle e effettivamente era diventato uno strato di pellicola. Dopo circa un quarto d'ora l'ho levata davvero come fosse un adesivo. Cioè, ragazzi, ve lo dico, fighissima, veramente fighissima. E tra l'altro mi ha lasciato la pelle visibilmente più pulita e molto molto morbida. E secondo me, tra l'altro, se ci sono, diciamo, io grandi punti neri non ne ho, ne ho un pochino, diciamo, sul mento, però sono molto in profondità. Secondo me, se ci fossero, diciamo, più in superficie, se li porterebbe via l'adesivo. È davvero fantastico. Questa la voglio assolutamente riprendere. Questa, se non ricordo male, l'avevo presa una volta che le trovai da Clairis e viene 1,95 euro. Quindi questa assolutamente la ricomprerò se la trovo perché è stata bellissima. Poi, questo mese ho provato qualche campioncino. Allora, questa è una crema. Questa l'ha provata mia madre. È dell'erbolario ed è una crema colorata alla macadamia e all'avocado. L'ha provata mia madre perché, come leggete, la tonalità è sì, mandorla, nocciola, non va bene. È nocciola, che per me, io non so se poi tra l'altro c'è pure il campioncino sporco, non so se vedete, è davvero molto scura, era già scuretta anche per mia madre. E comunque gli è piaciuta tantissimo perché diciamo ha la consistenza molto di una BB cream, quindi una bassa media copresa. Però uniformava molto bene l'incarnato, aveva un'ottima durata, non faceva chiazze, non lucidava la pelle e veramente sembrava un'ottima BB cream, crema colorata, diciamo. Quindi secondo me non è affatto male. Poi ho provato altri due fondotinta io. Non so perché sto mese mi aveva preso a provare fondotinta e ho provato questo qui di Verrocher, che si chiama
Yachtful Glow Foundation. E c'è scritto fondotinta giovinezza radiosa. Allora, al secondo posto c'è il dimeticone. Quindi, anche se insomma è di Verrocchio, alcune cose con Bonincci, questo assolutamente no. Però devo dire che effettivamente era un buon fondotinta, faceva davvero un ottimo incarnato, anche se anche questo che era il beige 200 per me era un po' scuro. Però ha lavorato bene, insomma, per essere un campioncino l'ho smaltito. Però era un buon fondotinta perché aveva una media coprenza, non era affatto male, e anche questo aveva un'ottima durata. E vedete che per la base del viso preferisco usare prodotti un pochino con inci migliori, perché appunto io poi ne risento subito perché mi cominciano a uscire brufoli, punti neri, grani di miglio e quant'altro. Non so se dei campioncini riuscirò a mettervi l'inci accanto, perché se lo trovo lo metto, altrimenti io non so se voi vedete quanto è lungo l'inci. E cioè copiarlo tutto divento un attimo pazza. Però se poi vi interessa qualcosa fatemelo sapere. E infine ho provato un altro fondotinta, anche questo l'inci insomma è più che siliconico, ed è questo qui della Collistar, ed è un fondotinta super idratante effetto seta. Devo dirvi che questo fra quelli che ho provato è in assoluto il migliore. Ha una media alta coprenza e è un vero e proprio fondotinta, ma anche insomma avendo una media alta coprenza non è troppo corposo che occlude la pelle, cioè dava veramente un bel effetto e lasciava la pelle liscissima ed era davvero molto idratante come fondotinta. Me ne accorgo io poi questo periodo perché tendo ad avere la pelle un pochino più secca del solito, quindi se io uso un prodotto un po' più idratante tendo comunque cioè, a sentirlo. E questo non è stato affatto male. Comunque, non penso assolutamente di acquistarlo sia per l'inci sia per il prezzo. Che comunque i fondotinta Collistar stanno intorno ai 30 euro. Finire, le Yankee questo mese sono poche rispetto al solito, perché col fatto che siamo stati sempre tutti quanti raffreddati, li sentivamo veramente poco. Però qualcuno ce n'è. Dove sono? Tra l'altro, una ci tengo a dirvelo, la lascio per ultima. Allora, abbiamo terminato due Christmas Garland, che tra l'altro con il raffreddore erano una mano santa, perché avendo questa profumazione di pino eucalipto, faceva bene il raffreddore, cioè era veramente figa questa cosa. E tra l'altro le abbiamo terminate. Presto faremo anche un ordine sul solito sito che ormai conoscete, yankee.co.uk, e perché siamo a corto di Yankee. Abbiamo poi trovato questa qui, che è la Season of Peace, che ha una profumazione molto molto delicata, forse troppo, perché non si sentiva quasi per nulla. E quindi quest'anno non penso comunque che la riprenderemo perché appunto era forse troppo delicata. Abbiamo terminato Amber Moon, che insomma ve ne ho già parlato, ha questo profumo molto particolare, a me continua sempre a ricordare un profumo maschile ed è davvero molto buona e molto particolare questa. Poi abbiamo terminato un'altra delle nostre preferite, che è, ce la faccio, Turquoise Sky, che io su tutta chiusa non sento niente, io la adoro, perché appunto sa di mare, di relax, cioè quando accendiamo questa io sto tipo in estasi. E poi abbiamo provato questa qui che vi ho fatto vedere nell'ultimo video haul. Quella è l'aloe, Aloe Water. Voi non avete idea di quanto è buona. Ha un odore molto particolare, ma molto delicato, ma al tempo stesso è intenso. Cioè, nella camera si sentiva addirittura il giorno dopo. E ci è piaciuta da morire a entrambi. Non si sente più ormai da qui, ma vi giuro questa, se vi trovate a comprare delle Yankee, provatela. Vi piacerà sicuramente, secondo me, perché è davvero molto molto delicata ma particolare.
niente, ragazze, questi erano i miei prodotti finiti e spero come sempre che comunque questo video vi abbia tenuto compagnia e soprattutto che vi sia stato utile, insomma, sentire parlare di alcune cosine. E fatemi sapere voi cosa avete terminato. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!